sindaco di Dro, Vittorio Fravezzi, a dare il via a questa 13ª edizione del Giro ciclistico del Trentino Alto Adige, internazionale femminile, Elite. Prima tappa da Dro a Drena per 85 km e 100 metri. Il totale delle tappe sarà 250 km. Gruppo compatto, 136 concorrenti per 16 squadre, squadre notevoli, squadre anche internazionali, per questa importante manifestazione che è stata vinta dalla Luperini 5 volte, la prima edizione addirittura da Imelda Chiappa, mitico nome del ciclismo femminile, poi Pia Sundsted 2 volte, Luisa Tamanini e Svetlana Bubnenkova lo scorso anno, che vediamo in testa al gruppo a tirare, intenzionata forse a ripetere la prestazione dello scorso anno. Ancora comunque il gruppo è allungato, si sta salendo verso il primo Gran Premio della Montagna, quota 584, ecco il passaggio, è Vigo Cavedline, seconda categoria, passa prima la Bubnenkova seguita dalla Brandley e dietro si sta sfilacciando tutto il gruppo delle inseguitrici. Dicevamo 16 squadre, 136 concorrenti al via. Brandley e Bubnenkova in testa alla corsa, la Bubnenkova difende i colori della squadra Colnago Phoenix, ha il numero 1, la Brandley invece sta seguendo a ruota la concorrente, la Bubnenkova, e queste sono le inseguitrici. Le inseguitrici sono la Hausler con il numero 9 della Nürburger, la Puciscaite della Nobili Rubinetterie e la 17 la Cook della Univega insieme alla compagna di squadra Söder, la Liebig della Nürburger e la Schwager della Elkhaus Nö. Queste sono le inseguitrici, 6 inseguitrici che cercano di ricucire lo strappo che ha preso la Bubnenkova con la Brandley. Ecco, questo è il passaggio sulla linea del traguardo, il primo passaggio. Al prossimo sarà l'arrivo. Le inseguitrici seguono a 2 minuti e 35 secondi. E sono sempre in 6, eccole le 6, Hausler, Puciscaite, Nobili Rubinetterie, Menichini, la Cook, la Liebig, la Söder e la Schwager. Qui ancora alla testa della corsa con Svetlana Bubnenkova diretta da Andrea Carlesi sulla miraglia, seguita dalla Puciscaite, seguita dalla Brandley, la svizzerina che ha vinto 2 volte l'edizione femminile del Giro d'Italia e che cerca di contrastare il dominio della Bubnenkova. Nicole Cook, anche lei vincitrice di un Giro d'Italia delle edizioni di 2 anni fa, sta cercando di condurre in porto l'inseguimento e vedremo come andrà a finire. È una corsa. Questo è Yuri Tiengo, segretario generale della manifestazione e figlio del presidente Audenzo Tiengo, che da 13 anni organizza questa importante manifestazione del Giro ciclistico del Trentino. Ed ecco l'arrivo della Bubnenkova a braccia alzate, seguita dall'ammiraglia su cui siede Andrea Carlesi. Questo è l'arrivo della Brandley a 1 minuto e 58, è stata proprio determinata la Bubnenkova a staccare e a prendere in 2 soli chilometri 1 minuto e 58. La terza è la Cucche, contenta di essere arrivata al terzo posto, però deve pagare uno scotto di 6 minuti e 10 secondi. Poi Puciscaite, Söder, Schwager, Liebig, Hausler, Graus, Cantele è la prima delle italiane. Qui vediamo l'arrivo
della campionessa italiana Parietti. Questo è l'ordine d'arrivo e questo è il replay dell'arrivo vittorioso, trionfante della Bubnenkova, che si insedia al primo posto della classifica generale. Svetlana Bubnenkova, grande corsa oggi in fuga dai primissimi chilometri, ha messo una seria ipoteca sul Giro del Trentino. Sì, volevo provare la prima la salita per vedere come stai ragazzi, perché già tanto non l'ho visto la Nicole Cook, anche Nicole Brandlin come vanno, no? Loro fanno in Spagna, io ho stato a casa e poi visto che tutti la quasi staccate e noi rimasti solo io e Nicole. Audenzio Tiengo, una prima tappa del Giro del Trentino che ha regalato tante sorprese, una Bubnenkova strepitosa ha esaltato la vostra corsa. È la più forte in assoluto e io la vedo già vincitrice del Giro. Non qui si sono messe in fila a seconda delle loro forze, la prima, la seconda, la terza, tutte in graduatoria, ma tutte a misurare la forza che avevano. Merito della vostra polisportiva Faedo, che mette in campo sempre dei tracciati ottimi. Sì, tracciati ottimi per grandi atleti, per delle atlete favolose, perché danno delle grandi soddisfazioni, danno. Soprattutto queste qui danno sempre grandi soddisfazioni. Quanto più dura è la tappa, quanto più si misura la forza delle atlete. Veramente duro questo Giro del Trentino, duro per noi che siamo, diciamo, dati alle salite, figuriamoci per il resto del gruppo. È stata una corsa vera, è stata una corsa dura e vinto un atleta più forte del momento, meritatamente. Oggi sicuramente sarà un'altra giornata molto molto impegnativa. Tatiana Stiachina, nuovo acquisto della Kirio Forno d'Asolo, un rientro nel grande ciclismo dopo la pausa forzata per maternità. Ti sei già messa in evidenza, hai vinto a Belleville in Francia. Cosa farai qui al Giro del Trentino? Ma il Giro Trentino per me è una prova, che da 2 anni che non corro in Italia, è una prova per vedere e per migliorare, vedere i punti da migliorare. Una grande squadra la Kirio, come ti trovi? Mi trovo bene. Devo ringraziare Kirio che mi ha dato la fiducia e tutta la squadra. Regina, corri sempre più in Italia, hai già vinto quest'anno in Italia a Cittiglio, cosa farai qui al Giro del Trentino? Allenamento, perché io sono la velocista e qua tutte le tappe sono dure, allora faccio allenamento per Giro Italia. Silvia Parietti, ultimi giorni con la tua prima maglia tricolore, buia, bussa alle porte, speriamo in un bis. Ma siamo qua anche per prepararsi per quell'evento, speriamo che non sia l'ultimo giorno a poterla indossare e poter fare il bis. Sarà difficile, però insomma ci si prova. Testimonial del Giro del Trentino, Luisa Tamanini, che ha già vinto questa corsa. Tanta gente ti aspetta oggi, a Fai della Paganella. Sì, molti amici, parenti, sono tutti in cima alla salita che vi aspetto per darmi qualche spinta, perché il giro non è proprio adatto alle mie caratteristiche, comunque cercherò di onorarlo, farò il massimo per me stessa, dai. Jessica Turato, si avvicina al campionato italiano, un pensierino concreto al tricolore l'hai fatto? Sì, però sfortunatamente mi sono ammalata di faringite, adesso vediamo, sto prendendo gli antibiotici e spero, non so, in un miracolo. Parliamo un attimo di questo Giro del Trentino. Troppo duro, alla prossima volta un po' di pianura prima della salita, per favore. Ieri quando sono scattate le prime se ne sono andate, sono rimaste lì con il gruppo e dopo sull'ultima salita ho cercato di portarmi avanti per essere soprattutto nella classifica delle giovani, però tutto sommato è andata bene. Oggi è tappa un po' dura di ieri, c'è 3 salite, anche in fine c'è salita 10 km, durissima.
E lo guardo, se sto bene è possibile attacco anche subito. Questo è il lago di Garda, siamo a Riva del Garda, da dove parte la seconda tappa di questa 13ª edizione del Giro Ciclistico del Trentino Femminile Elite. Si parte con la situazione che vede al comando della classifica Svetlana Bubnenkova della Fenix Colnago, poi la maglia bianca è di Nicole Cook dell'Univega Pro Cycling, poi la maglia a punti e quella verde che sono sempre state appannaggio alla fine della prima tappa della Bubnenkova sono sulle spalle rispettivamente di Nicole Brandley della Team Bigla e della Pucciskaite della Nobili Rubinetterie Minichini. Ecco, questa è la partenza della tappa, siamo ancora sulle rive del lago di Garda per salire subito al primo Gran Premio della montagna di seconda categoria al passo Ballino, 755 metri, prima la Bubnenkova. Anche gli altri due Gran Premi della montagna, sempre il secondo di seconda categoria a Molveno, 684 metri, e il terzo di prima categoria ad Andalo, a 1044 metri, sono appannaggio della Bubnenkova. Qui vediamo la Edita Pucciskaite con la maglia verde del Gran Premio della montagna che si disseta. La Pucciskaite è della Nobili Rubinetterie Menichini, una squadra molto importante che annovera atlete conosciute e affermate in tutto il mondo. Qui per un attimo vediamo, ma soltanto per un attimo, la campionessa del mondo, Regina Slyker, che però è un'apparizione così estemporanea perché non si è fatta mai vedere dove era la corsa. Queste sono immagini suggestive che ci regalano e vi regalano i nostri operatori e qui siamo alle fasi finali. Siamo sul fai della Paganella, l'arrivo è a quota 958 metri e vediamo come si sviluppa la corsa. In testa la Bubnenkova seguita dalla Pucciskaite e poi la Brandley. Queste sono le tre atlete che vestono tre delle quattro maglie delle classifiche, però la Bubnenkova non sente ragioni, attacca di nuovo anche per questo finale della seconda tappa e lascia indietro la Pucciskaite che con il suo passo regolare tira dietro di sé la Brandley che ha una pedalata più agile ma non riescono a concludere l'inseguimento. Quindi all'ultimo chilometro la situazione è questa: prima la Bubnenkova seguita a circa un minuto dal duo formato dalla Pucciskaite della Nobili Rubinetterie Menichini e della Brandley della Bigla Cycling a circa un minuto, ed ecco l'arrivo trionfante come al solito, come nella tappa di ieri, della Bubnenkova seguita dalla sua macchina e dal suo direttore sportivo Andrea Carlesi. Ed ecco per la volata del secondo posto a 58 secondi la Pucciskaite batte la Brandley, poi vediamo la Hausler, la Vorrak, poi vediamo la Cook che sta arrivando a con un distacco di 3 minuti esatti e via via le altre concorrenti, la Stiaschina, la Schwager, la Andreasson, prima delle italiane la Noemi Cantele e poi la Monia Baccaille della Saccarelli Emu di Marchand. Love.
Ciao Gabriele del Trio Medusa. Giorgio e Furio del Trio Medusa vi dicono che è l'ora del ciclismo. Per noi è sicuramente un onore ospitare questo 13° giro, la terza tappa del Giro del Trentino, e ci fa molto piacere. La prima volta abbiamo conosciuto l'organizzazione, siamo felici di aver accettato l'invito di questa partenza e speriamo che si possa svolgere nel miglior modo possibile, presentando il nostro territorio per quello che avete potuto ammirare anche voi. Patrizia Schwager, quinta in classifica generale qui al Giro del Trentino, un ottimo stato di forma, già seconda nella prova di Coppa del Mondo a Montreal. Questa corsa molto dura ti vede davanti, ti stai comportando molto bene. Sì, il mio obiettivo oggi è conservare il quinto posto in classifica generale. Una formazione giovane, questa dell'Elcaus, che disputa le principali corse internazionali di ciclismo femminile. Tante ragazze giovani, non solo tu, ma un buon vivaio. Sì, siamo una squadra molto giovane. A questa gara siamo presenti in 5 e siamo tutte giovani. Penso che il nostro scopo è crescere come squadra. Abbiamo ancora molto da imparare, ma siamo un buon team. Approfittiamo della presenza qui al Giro del Trentino di Franco Chirio, il patron della formazione piemontese. Chirio, allora, nuovi acquisti, nuove entrate, una formazione che in questa stagione si sta rafforzando. Vera Carrara, Tatiana Stiaichina, vedette che hanno già ottenuto grandi risultati. Beh sì, sono già due nomi affermati, comunque era già in preventivo da quest'inverno della Stiaichina, e poi la Vera Carrara è stata una cosa di questa primavera e abbiamo portato a termine, siamo ben soddisfatti, sono due ragazze che possono darci delle grandi soddisfazioni, adesso in vista anche del Giro d'Italia. Una cammina molto bene in pianura, la conoscete tutti, la Carrara, la Stiaichina è una grande atleta in salita, lei viene da un periodo di inattività che c'è stata per lei una maternità, e 5 mesi che si sta allenando e già in questo Trentino ha già dato dei bei frutti sulle salite. Finale di questo Giro del Trentino femminile. Erano partite in 136 in rappresentanza di 16 squadre, questa è la Dettore che difende i colori della EMU Saccarelli di Marsciano, e questa è Ilenia Lazzaro che con il segno della croce inizia l'ultima fatica di questa terza tappa. La titolare della maglia di leader della classifica, Svetlana Bubnenkova, comanda le danze, comanda la corsa in tutti i sensi, è in testa al gruppo e in testa alla classifica, è la Fenix Colnago, la regina di questa 13ª edizione del Giro del Trentino. 3 maglie in testa, abbiamo visto la Bubnenkova, abbiamo visto la Pučinskaite, abbiamo visto la Brandly, 3 grandissime atlete che hanno vinto tutto nella loro carriera e che danno lustro a questa 13ª edizione del Giro del Trentino, presieduta dal Audenzio Tiengo con segretario Yuri Tiengo, e sponsorizzata dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Atesina Gas, dalla Solart, impianti solari dal 1953, e dalla Rovere della Luna, cantina sociale. Questo è il primo Gran Premio della montagna che vede passare per primo sul traguardo la solita Bubnenkova. Era il Gran Premio della montagna, seconda categoria, Vigo di Ton a quota 482. Questa è una rappresentante dell'equipe Nürburger, è Trixie Wexer, anche lei è impegnata in questa ultima tappa. Questa è la testa della corsa, il gruppo che comanda questa terza frazione da Tassullo a Ruffré di 87 chilometri. Sono 250 i chilometri totali di questa 13ª edizione del Giro del Trentino, che vede al comando della classifica della vincitrice proprio Fabiana Luperini, una grandissima atleta.
qui in testa sono le ragazze della Chirio Forno d'Asolo. Il gruppo è compatto, nessuna delle ragazze ha voglia di prendere il largo, anche perché nuvole minacciose si manifestano sulle montagne, sulle vette che circondano il tracciato della corsa. Sono quattro i Gran Premi della montagna di questa terza e ultima tappa. Qui siamo a 100 metri dal Gran Premio della montagna e si delinea la situazione che vede in testa con il numero 1 la Bubnenkova, seguita dalla Puciscaite, della Nobili Rubinetterie Menichini e poi la Brandley. E questo è l'ordine del passaggio anche su questo secondo Gran Premio della montagna a Magazzino Melinda. Siamo nella zona di produzione delle mele. E vediamo ai lati della strada proprio le piantagioni di mele che contraddistinguono questa zona del Trentino. Bubnenkova, Puciscaite, Brandley, queste sono al comando della terza tappa, seguite dalla Hausler con il numero 9 e da Nicole Cook con il numero 17. 5 atlete al comando. Siamo circa a metà corsa, abbiamo fatto 2 Gran Premi della montagna, ne rimangono altri 2. Vediamo quello che succede. Queste sono le inseguitrici. Abbiamo detto alla partenza 16 squadre, tra le più titolate la Phoenix col Nago della Bubnenkova, la Univega Pro Cycling con la Cook, la Team FRV con la Bronzini e la Venus Kite, la Safi Pasta Zarama Nattam con la Parietti, la Tamanini, la Urbonaite e poi la Turato del gruppo Chirio Forno d'Asolo, la Nobili Rubinetterie Menichini Cogeas con la Puciscaite e la Valsecchi. Ma intanto succede qualche cosa. Sono 2 atlete che si avvantaggiano. Proseguiamo intanto con ricordare le squadre più importanti, la Saccarelli Emu di Marciano con la Baccaille e la De Torre, la Michela Fanini con la Cucinotta, e questo è il gruppo che insegue le 2 che si sono avvantaggiate. Sono 2 atlete che hanno preso il largo, la Graus e la Turig della Univega e la Graus della Bigla, la stessa squadra della Nicole Brandley. Vanno d'amore e d'accordo, si potrebbe dire, perché sono impegnatissime a distanziare il gruppo. Non danno fastidio alla Bubnenkova, che conduce la classifica con 2 primi e 56 secondi sulla Brandley, 7 minuti e 18 su Editha Puciscaite, 9 e 10 sulla Cook e poi 10 e 37 sulla Schwager, 10 e 53 sulla Hausler, 11 e 14 sulla Söder, 11 e 48 sulla Liebig e via via fino ad arrivare alla ultima in classifica, che ha oltre 45 minuti di distacco dalla Bubnenkova, scatenata in questa 13ª edizione del Giro del Trentino. Un momento di pausa, le atlete si dissetano, fa un caldo bestiale, eccezionale, anche se vediamo nuvoloni che si addensano sulle montagne. Tina Liebig dell'equipe Nürburgringer è in testa a questo gruppo, e questa è la Patricia Schwager della Elk House, si è messa in evidenza questa atleta austriaca e cerca di riportare il gruppo sulle 2 fuggitive, sulla testa della corsa, che è costituito dal numero 22 e dal numero 124, la Turig della Univega e la Graus della Bigla. Sono sempre insieme, siamo al terzo Gran Premio della montagna sulla salita che conduce a Tuenno.
Questa è la zona del Gran Premio Melinda, si passa per Cles, il paese di Fondriest, si passa per Romeno, per Fundo. Fondo è la località dove ormai da alcuni anni si conclude il Gran Premio Melinda dei professionisti. Andrea Graus vince il Gran Premio della montagna di seconda categoria a Tuenno, ma intanto dal gruppo si è staccata, si è avvantaggiata la Venus Kite, la bellissima Venus Kite, un'atleta stupenda come stile ma anche come bellezza fisica e atletica. Però dietro la Bubenenkova guida con determinazione il gruppo che sta accelerando e sta cercando di avvicinarsi a coloro che sono andate in avanscoperta. Questa è ancora la testa della corsa, costituita dalla Graus e dalla Turig. Ancora vanno abbastanza bene, e la loro pedalata ancora è sicura. Si stanno avvicinando al quarto Gran Premio della montagna. Siamo adesso proprio a Cles. Cles è il paese del campione del mondo Maurizio Fondriest. E queste sono le strade appunto del Gran Premio Melinda, che ormai si svolge da oltre 10 anni in queste località. La Venus Kite è intenzionata a riportarsi sotto e a ricongiungersi con le due che sono in testa. Uno sguardo alla telecamera, è piacevole vedere uno sguardo così simpatico, così aperto e così riposato, non sembra nemmeno tanto stanco. Testa della corsa, Andrea Graus è riuscita a staccare la sua compagna di fuga e è rimasta sola. Quindi la situazione attualmente è questa: in testa il numero 124 Andrea Graus della Bigla, in seconda posizione la Turing della Univega, seguita dalla Venus Kite. Questa è la situazione. Intanto nel gruppo delle inseguitrici, le nuvole che vediamo lì in fondo arriveranno presto sulla corsa, le inseguitrici con il gruppo, e in terza posizione la Bubnenkova che sta controllando la corsa e l'inseguimento. La Bubnenkova controlla la corsa ma non si preoccupa di questa uscita della Tatiana Sharapova della Kirio Forno d'Asolo, che cerca di evadere, anzi evade dal gruppo delle inseguitrici controllato appunto dalla Bubnenkova, la mattatrice di questa edizione, come l'anno scorso del resto. E qui la Tatiana è a colloquio con Lusiana Pegoraro, la direttrice, direttore sportivo, direttrice sportiva della Kirio Forno d'Asolo, affiancata in ammiraglia da Franco Kirio, il patrono di questa squadra titolata che da sempre ha dato molto al ciclismo, ha dato molte campionesse e ha dato molto lustro al ciclismo femminile. Siamo sull'ultima salita e l'azione della Sharapova è efficace, perché la sua pedalata ha un ritmo costante e il rapporto è duro, e riesce a ricongiungersi con le tre che erano in testa alla corsa e che si sono raggruppate. Quattro concorrenti in testa. A questo punto il diluvio che ha colpito anche la nostra telecamera. Quindi all'arrivo si presenta sola Graus del team Bigla con un distacco di 36 secondi. Arriva la modesta Venus Kite, poi la Turig, la Karin Turig, e poi ecco la maglia bianca della Kirio Forno d'Asola, la Sharapova a 1:16, poi la Doppmann e poi la Hausler, e via via la Bubnenkova, la Brandley, la Puciskaite e la Meng. Come vedete Bubnenkova, Puciskaite sono sempre insieme. Questa invece è la
Monia Baccaille della EMU Saccarelli di Marsciano, la prima italiana in classifica generale. Neanche la pioggia ferma il Giro del Trentino. Patron Tiengo, il temporale non ha fermato le ragazze. Un grande spettacolo oggi, una grande Bubnenkova, ma anche la Graus oggi ha dimostrato di essere una vera campionessa perché ha vinto una tappa della vostra corsa. Ma nemmeno la grandine, tu hai detto la pioggia, io dico anche la grandine. Direi che le persone che hanno lavorato a questo giro sono persone che hanno una grande fibra, una grande tempra, e quindi non si fermeranno di fronte a niente. Il prossimo anno faremo un giro ancora migliore di questo, e quindi con certezza riusciremo a valorizzare i territori del Trentino in misura ancora più grande di quanto abbiamo fatto quest'anno. Sono soddisfatto per quanto è andata sul piano agonistico, del resto non potevamo pretendere di meno, insomma, no? Le cose sono andate bene, sono andate.